Ah, quello tra Classe e Rossi, il Classe, squadra che comandava il campionato di eccellenza, forte delle prime vittorie conquistate in questo inizio di campionato, ma il Rossi che comunque aveva già ottenuto un buon bottino di punti in questo approccio. C'è il Classe subito in attacco, ci prova con questo colpo di testa out da parte di Dall'Agata, poi arriva un penalty per il Classe concesso e trasformato da De Rose, ancora a segno, sempre a segno sino ad ora il numero 10 in queste prime giornate di campionato, terzo gol per lui, Classe in vantaggio, ma Classe che sfiora il punto del 2-0 ancora con Dall'Agata. Dalla parte opposta siamo al 36esimo minuto, calcio di punizione che per poco non sorprende Bovo, direttamente in porta il Rossi che ci prova anche con questo diagonale pericolosissimo cercato da Schiavone, pallone che viene salvato dal portiere Bovo, si va al riposo sul 1-0 per il Classe che sfiora anche il punto del 2-0 al 54esimo minuto, poi al 58esimo l'incursione in area di rigore e la deviazione, niente da fare, ma il Rossi che si divora un gol praticamente già fatto con la porta vuota, incredibile questa occasione sprecata dai falchetti al 63esimo minuto, mentre la legge del calcio è sempre la solita, gol sbagliato, gol subito, la deviazione sotto porta vincente da parte di Trovato, 2-0 per il Classe sul Rossi che però riaccende una fiammella di speranza. C'è un penalty al 79esimo minuto, calcio di rigore che trasforma Grimellini, dunque 10 minuti da vivere con il cuore in gola per vedere se arriverà il pareggio del Rossi. In realtà l'ultima chance, siamo al 96esimo minuto, è per il Classe che non approfitta di un contropiede davvero clamoroso. Insomma, una match che premia la capolista, il Classe, che vince 2-1 contro un Rossi che comunque ci ha provato sino in fondo.